Monsieur le conseiller fédéral, monsieur le président du conseil de l'IFFP, madame la directrice, mesdames, messieurs, on m'a demandé de représenter le secteur recherche et développement de l'IFFP dans le cadre de cet événement sur la créativité. J'en suis très honoré et vous remercie beaucoup pour l'invitation. Mais aujourd'hui, je représente aussi la communauté des langues italiennes. Et donc, grâce au soutien des interprètes, que je remercie déjà, «J'aurais le plaisir de pouvoir m'exprimer dans ma langue maternelle». E quando ho ricevuto questo invito, oltre a pensare a come avrei fatto a far stare tutto in dieci minuti, dieci, <ride> ho cominciato a pensare alle due parole chiave, creatività e ricerca, che hanno subito prodotto in me un effetto un po' amletico. Sì, perché creatività e ricerca, almeno apparentemente, sono due mondi separati quando non opposti. Nel senso comune, infatti, l'una è il regno dell'immaginazione, dell'inventiva, dell'intuizione, della fantasia, l'altra del rigore, della precisione, del metodo, della disciplina, dove tutto è sotto controllo, almeno negli intendimenti, e nulla è lasciato al caso. Ho sottolineato che si tratta di una contraddizione, di una posizione apparente e dunque anche di un paradosso che si rivela illusorio, perché ad uno sguardo attento ci rendiamo conto, come hanno detto anche alcuni prima di me, che la stessa creatività non è fatta solo di immaginazione senza fondamento. Le neuroscienze oggi ci danno anche evidenze empiriche rilevanti di questo assunto su base neurofisiologica. La creatività nasce proprio dall'incontro tra fantasia e razionalità. Di più direi che è costituita, come noi siamo costituiti, da una commissione continua di intuizione e criterio, di pensiero rapido e di pensiero lento. Gli studiosi di creatività direbbero di pensiero convergente e pensiero divergente. E lo stesso potremmo dire che avvenga con l'innovazione, che pure richiede conoscenze solide sulle quali costruire. Soluzioni inaspettate quando non addirittura impreviste. E di innovazioni tecnologiche per la formazione professionale si occupa il mio team all'interno del Dipartimento Ricerca e Sviluppo dello IUF. Ripensando alle attività degli ultimi anni, allora, mi è sembrato di poter identificare quattro ingredienti principali, quattro ingredienti che accomunano queste attività, però in combinazioni sempre diverse. Il primo ingrediente è un lavoro di progettazione congiunta con gli attori sul campo, siano essi insegnanti, dirigenti scolastici, formatori in azienda, istruttori dei corsi interaziendali, membri delle associazioni professionali e naturalmente persone in formazione. Si tratta di un aspetto e di un punto di partenza per me fondamentale. Si lavora per il sistema con il sistema e con competenze complementari, quelle nostre dei ricercatori, quelle degli sviluppatori del software nel mio caso particolare, ma soprattutto quello dei professionisti sul campo. Il fatto che i progetti in cui sono implicato prevedano un'implementazione diretta nel terreno, nelle classi, nelle aziende formatrici, sottolinea un intervento spesso citato dagli studiosi di creatività, l'importanza del contesto. L'esempio che ricorre sovente è in questo senso come non si sia trattato di un caso che il Rinascimento sia avvenuto in un certo periodo e in un contesto geografico particolare. Implementare un progetto sul terreno significa sì poter approfittare di condizioni favorevoli nel contesto, ma al contempo anche poterle creare, queste condizioni, in una dialettica continua tra azione e reazione. Il secondo ingrediente è il ruolo sostanziale delle esperienze professionali vissute dalle persone in formazione sul posto di lavoro. La pratica professionale che i nostri apprendisti e le nostre apprendiste vivono nelle aziende formatrici è un'occasione importante di apprendimento che spesso viene vissuta insieme ad altri. Le persone in formazione vivono quotidianamente esperienze ricche e significative ed è raccogliendo tracce tracce di queste esperienze che gli e le apprendiste possono sviluppare apprendimento. Queste tracce potranno essere preferibilmente visive. Si tratta qui di un punto fondamentale. Se il 50% delle nostre risorse cerebrali è costantemente impegnato nella codifica e decodifica dei messaggi visivi, delle informazioni visive, ci sarà pur un motivo. E su questo abbiamo dunque puntato a più riprese in modi diversi, sfruttando il potenziale delle immagini fisse come di quelle in movimento. Per far cosa? Per proporre attività di insegnamento e apprendimento basate su una commistione ben dosata, e questo è il terzo ingrediente, tra pensiero visivo e pensiero riflessivo. Se l'esperienza è il punto di partenza, se le tracce visuali mi, mi consentono di reificare l'esperienza stessa e di lavorarci sopra, è finalmente solo innescando un processo di riflessione sull'esperienza che posso favorire l'apprendimento. E torna ancora una volta alla commissione dialettica tra un tempo veloce che scorre e il tempo, quello del pensiero lento, che è necessario per sviluppare una riflessione. Infine, le tecnologie. A questo punto potrà già essere chiaro che le tecnologie non potranno che essere concepite come mezzo e non come fine. Non necessariamente tecnologie rivoluzionarie, ma con funzione rivoluzionaria forse sì, perché sono concepite come strumento che consente di apprendere attraverso i luoghi della formazione professionale, di meglio articolare l'interazione tra questi luoghi e di conseguenza le diverse forme di apprendimento e le diverse esperienze di apprendimento formale e non formale. Scusate, non formale e informale. Le tecnologie dunque come oggetto di confine, come boundary object. Si tratterà allora non tanto di creare dal nulla, anche questo lo abbiamo già sentito oggi, ma come sempre succede con l'innovazione, di ricombinare creativamente elementi esistenti in un modo del tutto nuovo. Come dire, gli elementi minimi a nostra disposizione possono anche essere sempre quelli, ma starà a noi con l'entusiasmo e la passione di creare di volta in volta qualcosa di nuovo, di inaspettato e di efficace. Su questo sfondo allora vorrei solo accennare a due esempi di ricerche che hanno combinato gli elementi descritti finora. Il primo esempio è tratto dalla Leading House sulle tecnologie per la formazione professionale, di cui facciamo parte dal 2008. In questo progetto, che in qualche modo è già stato evocato in precedenza, Abbiamo avuto modo di, com di cominciare a lavorare eh, in un quadro di mobile learning e abbiamo voluto sfruttare proprio le potenzialità dei telefoni portatili per raccogliere tracce di esperienze attraverso le immagini. Come potete vedere lo abbiamo fatto con diverse eh, formazioni eh, professionali. Queste tracce diventano da una parte il supporto alla riflessione personale dell'apprendista, come vedete in questo caso dove... L'apprendista, dopo aver raccolto le tracce, può inserire le proprie riflessioni, a caldo o meno, su quello che vive sul posto di lavoro, sulle situazioni professionali, ma possono anche essere occasione di discussione con il formatore in azienda. Non solo, anche l'insegnante a scuola può utilizzarle per favorire il confronto su uno stesso processo che avviene in realtà produttive diverse e differenti. Per favorire l'analisi in profondità di situazioni professionali e anche per lavorare sugli errori, quale fonte di apprendimento. Un approccio questo che abbiamo visto dare dei risultati più che interessanti, quanto a sviluppo di capacità metacognitive, quanto ad acquisizione di conoscenze dichiarative, ma anche a livello di competenza agita, di padronanza nella pratica professionale vissuta in azione. Il secondo esempio è invece tratto dai progetti che abbiamo sviluppato sul video interattivo da scuola visione ad iv4vt ad ivideo.education. Anche in questo caso la, la componente della ricerca è affiancata da un interessante lavoro di sviluppo per poter disporre di un'applicazione come quella che state vedendo che unisce ai benefici del video semplice quelli dell'interattività dell che consente di accedere al, al video secondo percorsi non lineari personalizzati ma anche di fruire del video secondo i propri ritmi di apprendimento dell'ipermedialità che consente di creare legami tra teoria e pratica, tra scuola e lavoro, che consente di approfondire secondo più livelli un argomento o di ottenere direttamente dei feedback dal sistema, e dell'interazione che consente l'analisi scritta del materiale video, sia in modalità individuale sia collaborativamente. In questo caso ci siamo occupati di investire e di investigare non solo gli effetti sull'apprendimento, ma anche le varianti didattiche e le condizioni date le quali queste varianti sono efficaci. In questo quadro dunque abbiamo testato dei scenari didattici in cui l'autorialità viene affidata direttamente alle persone in formazione. Sono loro a costruire il video, sono loro a costruire l'interattività, sono loro il centro delle attività didattiche. Una modalità che ne affianca altre forse più tradizionali nella loro cornice, ma sicuramente innovative negli strumenti integrati. Ecco, vi ho mostrato prevalentemente l'aspetto concreto dei nostri progetti di ricerca e sviluppo, quello visibile nella pratica. A questo si affianca naturalmente quello di analisi, quello di approfondimento, quello della produzione scientifica che oggi ho volutamente lasciato sullo sfondo in tutti i sensi. Per chi dovesse essere interessato, avremo il piacere di discutere anche di questo nei prossimi due giorni di convegno. Chiudo allora l'intervento pensando alle sfide ancora aperte, tra cui possiamo includere certamente quella di fare ancora un ulteriore passo creativo e provare ad esserlo, nel senso forte della commistione intuizione e razionalità dalla quale siamo partiti, anche negli stessi metodi di conduzione della ricerca. Una sfida che non mancheremo di affrontare con l'entusiasmo che davvero abbiamo avuto la fortuna di condividere con i nostri partner sul terreno e che nel suo significato etimologico di Dio dentro, di invasamento divino, richiama proprio l'ispirazione, il sacro furore, la divina follia creativa. Grazie. Grazie mille Alberto Catania, vi prego di venire al tavolino, Grazie. vediamo il video del terzo finalista per Enterprise.